Prova, 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 prova. Prova, prova, prova. Si sente? Si sente. Buonasera, 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 ciao giocatori e benvenuti ad una nuova puntata su Final Fantasy XV. Che dire ragazzi, stiamo facendo i vault, ci mancano gli ultimi 3 vault, quindi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto ieri per altre 3 vault. E poi ragazzi, possiamo continuare con tutte quante le altre cose che ci aspettano da fare in questo fantastico gioco. Che dire ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, seguire la pagina se ancora non l'avete fatto, condividerlo con tutti quanti i vostri amici e detto questo, let's play ed enjoy the game. Oh, ciao bello. Oh, ciao belli, ragazzi, io non lo so, purtroppo con l'ultimo aggiornamento che mi ha fatto il programma, ragazzi, io non vedo più un cazzo di chat, non la vedo più. Il clacson funziona, prova le frecce. Allora, ragazzi, vi dico la verità, a me il fatto che la chat non mi funziona mi fa girare le wallere, però purtroppo c'ho poco da fare, mi devo leggere la chat dal telefono. Quindi man mano vado ad aggiornare per vedere che cosa scrivete. Ovviamente, ragazzi, se notate qualche problema relativo all'audio, relativo alla qualità della live, basta che me lo scrivete. Insomma, quello ha la priorità assoluta perché voglio cercare di avere, lo sapete, no? La perfezione all'interno dei miei video. Allora, detto questo, ragazzi, vi dico la verità: io tra questi tre non so dove potrei buttarmi prima, però credo che quello più vicino sia proprio questo qui, la minaccia sopita a Steylif. Andiamo, tra l'altro, proprio qui dentro ci sono delle missioni di caccia che dovrò fare proprio per le missioni di caccia. Quindi, insomma, cerchiamo di raccogliere. Cerchiamo di prendere più piccioni possibili con un'unica fava. Cioè, non so quale sarebbe il detto. Comunque, dobbiamo fare più cose e mentre che ci siamo ne approfittiamo. Allora, vediamo un attimo. Tra l'altro, ah, Ignis, veramente. Vabbè, che cazzo, me ne frega, me la faccio così. Voglio vedere un attimino nelle missioni. Eh sì, c'è questa qui che tipo è là dentro sicuro, che è praticamente la belva dell'oltretomba, che sarebbe Quetzalcoatl. Questo è più lungo in assoluto, ma porca puttana che palle. E questa qua però la posso fare soltanto di notte. E questa qui che invece è Riposa in pace mostro. Ma questi qua, ragazzi, scusatemi, dovrebbero venirmi di strada, giusto? Cioè io praticamente entrando nel dungeon li dovrei beccare questi, o sto sbagliando? Oppure è una cosa che non c'entra niente? Cioè credo che siano questi qua all'interno del dungeon. Il lago Vesper comunque, ragazzi, è la cosa che mi sono cagato meno all'interno del gioco. Dovrei farmici un po' di passeggiate qui intorno. Ma questo qua è un negozio di pesca. Ragazzi, voi lo sapete quanto io possa. Il Jactus d'oro. Lo sapete, ragazzi, quanto io amo le missioni di pesca e non vedo l'ora di mettermici d'impegno per finire. Se non sbaglio, l'ultima. Se non sbaglio, dobbiamo catturare un mostro all'interno di questo. Scusate, ma giusto per curiosità, dove cazzo sta questo coso? Ragazzi, scusatemi, c'ho un dubbio. Chiamo il Ciocobo e ci vado. Vediamo un attimo. Bravo, Ciocobino. Ora mi cambia il ritmo. Col flautino. Ragazzi, io voglio questo team nella mia vita. Questo main team che quando tipo faccio cose normalmente c'è quel riff normale. Appena tipo che cazzo ne so, apro tipo l'acqua oppure faccio pipì. Si sente questo flautino che indica proprio che stiamo tipo qualcosa relativo con la vicinanza dell'acqua. Oh, ciao Stefano, ciao bello.
devo accamparmi là vicino, avviare la missione, mi spunta il grande sovrano del lago Vesper, un monster da prendere con la canna da pesca, che non vedo l'ora. Credimi, Stero, non vedo l'ora. Comunque mi sa che è proprio così. Mi sa che questo... perché me lo dà tipo qua sotto, quindi tecnicamente, ragazzi, questo mostriciattolo non penso che mi spunta in mezzo all'acqua. E infatti mi spunterà una volta entrato nel dungeon. Quindi devo entrare nel dungeon. E allora a questo punto, scusatemi, tanto vale che come missione mi metto proprio quella lì. Ecco qua. Quindi, dov'è? E così me ne esco. Faccio tutto quanto in un'unica botta. Tanto, raga. Comunque, vi dico la verità. Proprio questo volto non me lo... cioè, questo dungeon non me lo ricordo. Di più, ragazzi, quelli là che mi ricordo proprio maledettamente sono le fogne di Crestorm, che quello lo voglio fare assolutamente. E ovviamente Kestrelmark, raga. Farmi la torre di Kestrelmark per il volto è proprio la missione, quella finale, proprio di questo gioco. Cioè, ovviamente stiamo parlando, ragazzi, che... è il più difficile a livello di missioni tra i Vault. Però so bene che c'è Piteous. E Piteous, ragazzi, lo facciamo dopo. Ancora dobbiamo fare un paio di cosette prima di arrivare a Piteous. Vi ricordo sempre che per Piteous, ragazzi, io farò qualcosa di strano. Anche perché, ripeto, c'è il Guinness World Record, che è veramente, veramente, veramente appetibile. Ovviamente non per me, perché, ragazzi, stiamo parlando di tecniche e skills che ce le sogniamo noi comuni mortali. Sono robe da World Champion. Però, cazzo, c'abbiamo una linea guida per poter cercare di facilitare Piteous il più possibile. Insomma, se un povero cristiano lo riesce a finire in 1:36... 1:36, maledizione. Noi dobbiamo cercare di capire come ha fatto e provare una strategia tutta nostra che sia a prova di Nubby, insomma. Lion Foindo alla selva. Perché qua non riesco ad entrare? Scusatemi. Come cacchio la apro la porta proibita? Ok. Ma come cacchio lo apro io allora? Scusatemi. Come la dovrei riuscire ad aprire questa porta proibita? Qua è chiuso, maledizione. Raga, sono rimasto chiuso fuori. Porca puttana, non me l'aspettavo. Giuro, non me l'aspettavo proprio. E come schifo ci arrivo? Eh no, qua è tutto chiuso. Eh no, non so come fare ad aprire questa porta, raga. Se qualcuno sa qualcosa, non... devo aspettare la notte. Devo aspettare la notte. Cazzo, la notte, raga, la notte. Devo aspettare la notte. Mappa. E minchia, però, dove mi posso accampare? Dove c'è la regalia? Quindi, mappa, torna alla regalia. Non me l'aspettavo, raga. Vi dico la verità, non me l'aspettavo proprio. Però è stato un errore mio. Dai, vabbè, perdiamo 5 minuti. Tanto la facciamo in un attimo. Accampamento, rifugio di Capitis. And here we are. Aspetta fino a notte. Sì. Ed eccoci qui, ragazzi. Nella più notturnosa notte. Allora, chiamo il Ciocobino. Ciocobino! Ciao. Easy now. Ok. Via. Yeah. Allora. Però l'ingresso del dungeon dov'era? Sempre di qua era. Eh sì, infatti. Eh
No, bro, ma perché per accamparmi e pescare ci devo perdere più tempo. Adesso sono nel mood di combattere. Voglio cercare di portarmi a casa stasera tutti e tre i volte che mi mancano. Cioè, stasera io, ragazzi, le missioni dei dungeon secondari le voglio chiudere tutte. Cioè, poi mi lascio soltanto qualche missione di caccia, così. Le missioni di pesca. L'Adamantart. Weapon. Pulizia totale. Cioè, questo qua dovrebbe essere il mood di questa giocata. Anche perché, ragazzi, ci stiamo veramente avvicinando alla fine. Dove cazzo si deve andare? È un labirinto, porca puttana. No, non posso passare, maledizione. Ok, perfetto, vediamo. Ok. Ma mi sa che non ci sono mai arrivato qua. Cioè, io questa parte qui, ragazzi, vi dico la verità, non credo di averla mai fatta. Perfetto, il Ciocobo non vuole proseguire. Ciao, Ciocobino. Piccolo fifone che non sei altro. Tra l'altro, veramente, visto che abbiamo aspettato la notte, potevo farmi anche un altro ricercato che era nelle zone. Però vabbè, ragazzi, vediamo un pochettino cosa ci abbiamo qui. Ah, ma ho capito dove siamo. Ragazzi, questo posto qui l'abbiamo fatto con Aranea, quando non c'era Gladio. Quindi, per noi, ce lo conosciamo questo dungeon. Per Gladio è la prima volta. Allora. Let's go. Yep. Sono 260 piani. Ok. Va bene, ok. Diciamo come non detto. Però magari vediamo se ci abbiamo un po' di fortuna, se ci abbiamo un po' di tenacia. Eccolo lì, guardate. Dove si nasconde quel piccolo bastardo che mi spunta nella mappa. Chi sei tu? Non c'è nessuno. Più che altro io qua, ragazzi, non mi ricordo assolutamente dov'era la porta blindata. Ma credetemi, non me lo ricordo proprio. Dovrebbe essere la spunta blu, quindi in qualche modo proprio su questo non ci dovremmo perdere. Ovviamente, inutile dirlo, provare a buttarsi non funzionerà mai. Guardatelo lì, che bastardo che mi aspetta. E io non lo posso accoppare, perché non vieni qui? Questi ci sono. Ah, questi qua sono dei ricercati, perfetto. Dai, ero paratissimo. Ovviamente non funzionò. Vai, Ignis. Oh, ma questi qua non ce l'hanno una schiena. Cioè, l'aggiramento non si può fare a questi qua. Cioè, fammi capire. O c'hanno gli occhi pure dietro la schiena, se no non si spiega. Perfetto, la prima è andata. Allora, ragazzi, io ovviamente non mi posso buttare da qua. Oh, ciao Ila. Vabbè, ovviamente sì, ma stiamo scherzando, è la mia passione fare le scale. No, però questo qua non me lo ricordo, proprio questo dungeon qua non me lo ricordo. Ah, bastardo, perché non mi fai andare? Non lo posso manco agganciare, vero? Minchia, sennò giuro che ci provavo con l'anello. Maledetto bastardo infame, per te solo le lame. Ah, di qua mi posso buttare? Gioco di merda, bastardo. Niente, raga.
cioè io mi volevo tuffare praticamente per andarci di sopra, non si può fare, ma che vuol dire, ma non è giusto. Ma che palle, raga, dai. Ma vediamo, forse li riesco a skippare. Può essere? Ancora un po' di... Sì, ce la faccio, ok. Ah, qua adesso non mi dire che ricadono un'altra volta. No, le piattaforme sembrano, non vorrei parlare assai, ma sembrano stabili. Come il cazzo sono stabili? Proprio niente. Manco visto che mostro era. Ok, dai, 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 scendiamo, scendiamo. Eccoci qua. Salviamo il Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Allora. Caro Gladio, per te è tutto pronto, ma questo qui è stato un boss che l'ultima volta l'abbiamo, siamo riusciti a copparlo grazie al potere di un sidereo. No, col sidereo l'abbiamo battuto, non mi ricordo. Vi giuro, raga, non mi ricordo se l'abbiamo battuto col sidereo. Ma la strada è giusta? Mi sa di sì, perché qua mi ricordo che c'era questa parte nel dungeon. Dai, 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 dai. Dai, dove cazzo sono ste scale? Ah, tutti alle spalle, non me l'aspettavo. Dai, 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 dai. Ok. Allora. Guarda che carino, ragazzi, guardate come vola. Ti giuro, zio, che se ti riesco ad assorbire mi faccio due risate com'è. Oh, una proiezione fammela, zio, non mi offendo, guarda, eh. Oh, dove cazzo sta Ignis? Dove se ne sta andando? Dove vai? Dove vai? Ma ragazzi, mi era uscito dal match. Dai, cazzo! Pronto, dove stai? Dove è pronto? Perfetto. E questa l'abbiamo fatta. Adesso andiamo avanti. Non mi ricordo le missioni se erano tutte qua. Queste qua erano. Questo l'abbiamo fatto.
No, ah no, questo è di notte. E questo qua già l'ho fatto. Quindi manca soltanto questo qua, che però credo che sia fuori, non lo so, raga, poi vediamo. Però intanto andiamo avanti. Cerchiamo di aprire questo volto. Dai, 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 dai. Apri la porta proibita. E cazzo, c'è un muro. Non è il muro proibito, è una porta, cazzo. Come ci entro? Ci deve essere un posto dove strisciare, dove intrufolarmi. Dove... eccolo qui. Ta-da! Ok, signori, iniziamo il primo dungeon della serata. Il dragone già l'abbiamo battuto, quindi basta Dragons e continuiamo con i dungeon. Allora, vi dico la verità, non mi aspettavo che il dungeon fosse così quadrato, insomma. È un miracolo che hanno cambiato le texture dei vault. Comunque, andiamo avanti, ci abbiamo una porta e scendiamo. Vi dico la verità, un pochettino trovare sempre le stesse texture mi stava incominciando a stare un po' sui coglioni, eh. Non è che adesso noi siamo qua a fare i sommelier dei dungeon, però bisogna dire le cose come stanno. Erano maledettamente ripetitivi. Trovare un'ambientazione, anche se comunque è sempre la stessa roba, insomma, scendi, vai, picchia e trova la strada giusta. Però almeno ci abbiamo uno sfondo diverso. Avete detto, ragazzi, che sono 112 piani? Ah, c'era un muro diabolico. No, fra, quello là era Final Fantasy X. No, lo so, il muro diabolico. Comunque, avete detto comunque, ragazzi, che sono 117 piani? Che sono 114? Perché mi sa che ne abbiamo fatti 3. Quindi ne mancano ancora almeno un altro centinaio. Che però ripeto, fino a quando non incominciano biforcazioni strane, magari così. Oh, ma il tizio vuole combattere a livello 72. Guarda che carino. Livello 82, scusate. No, questo minchia mi fa pietra, cazzo. Vai, scappa. Vola, zio. Pietra, veleno, tutto mi sta facendo. Vai. Dai, 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 dammi un po' di soddisfazione. Notticino, bravo. No, no, cazzo! Mi ha beccato proprio, ragazzi, non ci ho fatto caso, mi ha beccato proprio in faccia, mi ha beccato proprio maledettamente in faccia. No, cazzo, non mi sono ripreso alla crisi. Non mi sono ripreso alla crisi, peccato. Grazie. Dai, che ti suono come una zampogna. Dai, dai, solo 9.999. Dai, dai, insisti. Vai. Via, via.
Via, via, via. Ma che cazzo volete voi? Ma levatevi dai coglioni. No. Vai, pronto. No. No. Mamma mia, raga, vi giuro, mi sembrava che ci stavo arrivando. Proprio ho avuto una botta di culo e sono arrivato al fianco. No, 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 cazzo. Sono beccato il veleno in faccia. Non so se ci arrivo con un altro Dignis. Se no. Dai. Oh, ancora vivo stai. Pazzesco, raga, questo non ci voleva andare giù. Allora, follettino. Ovviamente, ragazzi, se mi sto perdendo qualche porta, perché io sto seguendo la linearità, cioè vado da una punta e esco dall'altra. Non ci sto facendo caso, ci sono altre porte. Però forse dovrei, maledizione. Questo è il bello dei labirinti. Che ci si perde, che non si fa caso. Aia cazzo. Piovono folletti. Allora, sì, anche qua c'è una porta sola. Va bene così. Ah, qua c'è un altro. Allora aspettate, perché mi sa che mi devo usare un elisir. Perché con questa vita non ce la faccio. Forse un gran elisir. No, un elisir, dai. Ok. Dai, let's go. Wow, wow, wow. Via, 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 cazzo. Ignis. Che botta di culo. Cosa? Ma non me l'aspettavo. Ragazzi, non mi aspettavo un Ade buttato così in faccia. Vi dico la verità, non me l'aspettavo. Tutto da rifare. Tutto maledettamente da rifare. Mi serve un'altra volta Ignis. Ha spirato per un pelo, maledizione. Vai. Via. Vai, vai. Apriamolo un po'. Ehi, come mai niente 9199 è successo? Vai, va. No, minchia, in aria mi ha preso. Vai. Pronto, pronto. Pronto, cazzo. Pronto, che cazzo. Smettila di ballare. Pure. Oh, che è successo a Gladio? Scusate. No. Ma ragazzi, non ci posso che c'è questo cazzo di alito, ragazzi, è game over. Cioè,
è game over questo cazzo di... C'ha l'alito con Ade. Cioè, zio, mangia più leggero, porca puttana. Ok. E il problema è che adesso, dopo che ho fatto questo match, non so dove devo andare. Vabbè, lo scopro. Se ci sono nemici vuol dire che la direzione è giusta. E poi bisogna sempre scendere, ovviamente, quindi in qualche modo si capisce. Che animale c'è qua? Ma un altro. Io mi spavento, raga, quando questi qua diventeranno due. Quando il gioco me ne farà affrontare a 2-2 di questi. Là saranno cazzi. No. Manco io so come ho fatto a schivarlo, maledizione. Via, via, via. Vai, Ines. No, che in faccia l'ho preso. Uno di voi, grazie. Via, via. Via, via. Cazzo. Grazie. No, cazzo, sono esausto. No, così mi gioco troppa... Troppi PM mi gioco, non posso farlo. No, minchia, in faccia proprio. Siamo due coglioni. Io e Ignis. Uno dei due che mi tocca, per favore, grazie. Ok, perfetto. Usa le pozioni, lo so. Hai ragione. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, campamento, perfetto. Ci recuperiamo un po', vediamo un pochettino che arma troviamo. Speriamo che sia un'arma. Grane Elisir, peccato. Ovviamente sono sempre, ragazzi, le frasi che insomma parlano della madre dell'architetto, che comunque
oramai lo conosciamo tutti, sia lui, ma soprattutto conosciamo la madre, famosissima. E che è? Polla ai funghi. Capacità offensiva, immunità al veleno. Interessante. Più che altro serve un'immunità pietra. Vediamo se troviamo qualcosa con immunità pietra. Ma non so manco se esiste immunità pietra. Tutta immunità al veleno. Capacità offensiva. Potenza magica. Notevole incremento di forza. Potenza. Capacità offensiva. Perché se trovo una cosa, ragazzi, che è immune a pietra, siamo proprio. Abbiamo vinto. Ma non so se esiste. No. Immunità la maggior parte delle alterazioni di stato. Non lo posso preparare, ovviamente, porca di quella puttana. Beh, ragazzi, che vi devo dire? Peccato. Una cosa mi serviva, oh. Che poi, raga, chissà se c'è un oggetto che fa questa roba. Forse c'è un oggetto che fa questa roba. Vediamo un attimo. Equipaggiamento Noctis. Porta fortuna Mog, tanto. Energia vitale. Resistenza al gelo. Resistenza a tuono. Armi e diamanti. Oh, tanto ti metto armi e diamanti, mi aumenta la forza. Incrementa energia vitale. Incrementa energia vitale. Eh no, ma ce ne sono troppi. Non c'è niente. Rende immuni al veleno. Poi ci metto un fiocco, però, che non ho. Stato confusionale, ragazzi. Mi riesco a proteggere soltanto allo stato confusionale. Ma non c'è nulla che... Me ne frega niente a me lo stato confusionale. A me mi interessa che... Impedisce di pietrificarsi. Ce l'abbiamo. Ciondolo terreno. Mi piace. Mi piace proprio. E diamogli il ciondolo terreno subito. Dove schifo è? Ciondolo terreno, perfetto. Ce l'abbiamo. E mo possiamo andare. Quindi abbiamo aumentato un pochettino la forza e un pochettino anche la resistenza a pietrosi. Quindi dovremmo andare più tranquilli. Vediamo un po'. Che ci fanno due Ronin qua? Ma non è il vostro dungeon? Che cazzo ci fate qua? Ah, minchia, mi sono scordato, ragazzi, che qua c'hanno questi qua pure Ade. C'hanno un attacco stronzo. Però posso andare a salvare il piccolo Noctis. Piccolo Prompto. Prompto, mentre che ci sei. Oh, ancora vivo, eh.
Ok. Ora ovviamente ragazzi, dopo che mi sono messo io un amuleto che mi diminuisce la possibilità di andare in pietra, non beccherò mai più un nemico che mi farà lo status pietra ovviamente. Questo ragazzi era, lo davo per scontato, ma lo dovreste sapere anche voi. Non accadrà mai più. Da questo punto in poi ragazzi non troverò più un boss che abbia un... Ah, però attenzione ragazzi, cose importanti. È la prima volta che troviamo un bivio, perché noi siamo arrivati da qui e ci abbiamo una e due porte. Quindi ragazzi, esattamente come tutte le altre volte, siamo entrati in un vero e proprio labirinto. Però stavolta non c'è niente. Strano, molto strano. Mi sono perso. No, però, vabbè, dai, andiamo. Ah, trovato. Adesso, zio, sono senza... Vediamo se la pietra funziona, se il ciondolo terreno funziona. Tecnicamente non dovrei mai più andare in pietra. E funziona. Non sono entrato in pietra. E l'ho beccato proprio in faccia. Quindi, approfittiamone. Che te li faccio tutti, zio. No, cazzo, come l'hai missato un metro? Eh no, non mi fai più niente, zio. Non mi fai più nulla. Che bello, sono felice che finalmente posso sopportare il pietra senza problemi. Certo, io sì, i miei compagni no. Effettivamente forse qualche cosina gliela dovrei dare anche a loro. A me che ne ho 60 di aghi dorati, però... Insomma, non è che crescono sugli alberi, eh. Perché? Mi ha fatto male? Come mai? Ah ok, mi ha fatto male ma non sono in pietra. Se qualcuno mi aiuta, per favore. Pronto? Oh. No. Tu. Chissà quanto vita ha questo coso qui. Ah, già sono esausto. Dai, tutti 9.199. Ok. Metallo spendendo. Sì, è vero, effettivamente se la vecchia la chiusi dentro a chiave un motivo ci sarà, non è assolutamente necessario aprirli. Però ai fini del titolo, ai fini del gioco. Vediamo un pochettino cosa esce da qui. Cosa c'è? Ah, ce n'è un altro. Allora, Elisir. Un elisir lo darei un po' a tutti. Prompto. Perché Prompto non lo può prendere l'elisir? Che è allergico? Ah ok, forse era rimasto buggato per un attimo.
No, cazzo, il respiro, quello di morte. Questo me lo scordo sempre. Comunque, Ignis. Ah, minchia, ci sono anche i piccoli demonietti, li devo fare saltare. Siamo arrivati a metà, non è che per caso questo coso si comincia a crepare, vero? No, ma quando mai? Sai come uno ci spera. Oh, come mai Ignis viene sempre pietrificato, raga? Cioè, quest'uomo li attira. Che palle. Dai che manca poco. Aiuto. Grazie. Oh, grazie, bello. Grazie di cuoricino. Sei un cuore. No, porca di quella puttana. Oh, ma mi gioco nell'Isir tanto. Faccio prima. A proposito, raga, gli Elisir si comprano, vero? Ditemi sì, per favore. Due Ronin. Che ci fanno qua? Oh, cacchio, mi prendono sempre. Io non riesco a schivare sti cazzo di Ronin. C'ho un problema con i Ronin. Che sta facendo? Ma ragazzi, sti pendenti. È sicuramente lo spazio che li rende così forti, perché siamo in uno spazio veramente ristretto. Questa è l'unica spiegazione, se no vi giuro non riesco a capirlo. Morto McNamara d'Urso, certo. Comunque ragazzi, mi hanno suggerito alcuni di voi, anche il mio psicologo e anche il mio amico immaginario, comunque di lasciare come nome Damiano, perché molti mi dicono che hanno difficoltà a trovarmi, molti dicono che è troppo lungo, insomma ragazzi, i feedback mi arrivano, alla fin fine mi conoscevo col nome di Damiano. Damiano è il mio nome e fare video è la mia passione, quindi pensavo così di lasciare Damiano. Poi nel vostro cuoricino sarò sempre McNamara. Ovviamente ci stavo pensando, niente di ufficiale, anche perché figuriamoci, queste cose li fanno i big. Cioè, a me che me ne frega la fine. Però I'm starving to death, and yet we're all very much alive.
insomma, mi è capitato, mi hanno detto, come cazzo di cazzo? Voglio spiegare che prendevo il nome da due personaggi così, che guardavo un film e stavo creando un account su Facebook, insomma. Ci potrebbe stare. Alla fine. Eppure solo Damiano. Come ti puoi chiamare? Solo Damiano. Allora, ragazzi, guardo perché se non c'è la porta... che c'è? Vediamo se c'è la... No, peccato. Devo affrontarlo per forza. Per un pelo. Vabbè che c'ho la protezione, raga. Sti cazzi, però. Dai, dai, dai. No, cazzo. Pronto, finiscilo. Non ci credo, ancora lì in piedi. Ma devo essere allora io per forza a raccopparti, zio. Cioè, con uno sputo mi cadeva. Oppala. Ah, un Ronin, due Ronin, tre Ronin, quattro Ronin, quattro Ronin. Era difficile, raga, passare inosservato. Comunque, raga, quattro Ronin sono belli tosti da affrontare, eh. Quattro Ronin è guerra, perché tra l'altro ognuno di loro mi può one-shottare, questa è la cosa molto figa. Esatto, ne parlavamo. Vediamo un po' che cosa succede. Se riusciamo ad avere un po' di boost. Sì, dai. 999 belli erano. Il problema è che sono tanti. Esattamente come un maestro d'arme. Devo riuscire a parargli tutto. Vai. Dai, dai. Quanti ne mancano? Tre? Oh, come? Io ero paratissimo. Ah, ok, ammazzato non a me. Abbiamo perso, pronto. Vai, grande. Minchia, raga, oh. Quattro Ronin, belli erano. Belli croccanti, maledizione. Comunque, ragazzi, io spero in tutto questo di aver sempre preso la strada giusta. Perché ci manca che in mezzo a quel labirinto mi sia perso e stia facendo tutto questo per nulla.
Cos'è? Ah, un altro accampamento. Quindi tecnicamente dovremmo essere nella strada giusta. Ottimo. Megalisir, che non guasta mai. Altre note, appunti sulla madre dell'architetto. Che poi, ragazzi, ovviamente, cioè, ne abbiamo parlato ieri, ma come cazzo si fa, ragazzi? Cioè, come cazzo fa a essere così lungo e profondo questo maledettissimo dungeon? Cioè, dovremmo arrivare già dall'altro lato del mondo. Sì. Nailed it. Why can't I warp too? So unfair. Oh, comunque, raga, mezz'ora che sto facendo piani su piani, eh. Mi possono anche far arrivare. Cazzo è cassata? Ma come? Minchia, la cassata! Buona la cassata! Effettivamente sì, ragazzi, far affrontare quattro cassate un siciliano sicuramente non è stata la vostra idea migliore, cari sviluppatori, però... Altri sette Ronin in uno spazio di 1x2, come al solito. Come vuole la tradizione. Io ovviamente, ecco, minchia che botta di culo, ragazzi, che ho mollato, ho fatto il saltino per evitare di beccarmi il fendente. Te pareva, mi vengono a prendere ovunque. Minchia, Ignis proprio l'hanno one-shottato malissimo. Mamma mia, raga, no, ho fatto la proiezione proprio in quel momento. Vai, uno fuori. Comunque è da un po' che non sto trovando armi fighe, eh. Mi sa che il gioco è diventato tirchio di armi. Altre due buonissime cassate. Strano che comunque dopo che le affronto Ignis non dice: ah, ho inventato una nuova ricetta. Non ci sono altre porte, no? Medaglia commemorativa. Ragazzi, le medaglie commemorative effettivamente poi le dovrei riportare a un tizio. Questo tizio mi può dare delle cose se gli porto le medaglie commemorative. Ah, fratello, mi sei mancato. Minchia, mi stavo preoccupando. Ho detto è uscito dal gioco, non ne incontro più. Ecco, incominciamo. E cazzo. Te pareva, oh, proprio esattamente in quel momento lì. Aiutami, pronto. Pronto, cazzo, pronto. Ignis, aiutami, vaffanculo tutti voi. Come si chiama poi questo qua? Picomans, Psicomantis. Psicomantis, sì, perché fluttua, vola. Devo provare a inserire, ragazzi, lo spinotto della PlayStation nel Player 2. Ok,
Dai, tutti a 9.000 gliele stavo dando. Stiamo scendendo, perché? Come mai? È diventato più resistente. Dai, tutti 9.999. No, cazzo, sono esausto. Perfetto. Yeah. Gladio. Yeah. Oh, che è rimasto buggato, non si apre più. Forse, meno male, questa è la strada giusta. Quanti cazzo di Ronin ci stanno in questo minchia di posto? Mamma mia. E te parevano. Pararli tutti è un macello. Pararli tutti è proprio un macello. Mi deve per forza ritornare in vita Agnes. Perché non posso affrontare, non li posso challengeare tutti e quattro solo contro gli uomini. Grazie. Cazzo. Dai, uno per me. Grazie. Vai. Oh. Ma dai, ero non solo paratissimo perché stavo cercando di animare Gladio, ma tra l'altro... No, Gladio mi serve. E cazzo, finalmente. Dove cazzo è? E cazzo, ah no, vabbè. Capisco perché mi confondo. Ok, bella sfida. Dai, 3 contro 2, magari ce la facciamo. No, minchia, il primo parato e il secondo no. Cazzo, esausto. Wow. Minchia, raga, tanto morita fischiettando, esatto. Come i miei coglioni. Anche perché veramente, raga, che palle. Adesso ci sono altre 3 porte. Speriamo comunque di non fare stronzate. Ah, no, qua si sale. Quindi vuol dire che sono arrivato da qua. A me queste cose mi preoccupano. Il fatto di perdere maledettamente troppo tempo. Ecco. Cavaliere imperiale, magari se sono così uno se ne esce facile. Il problema è che non lo sai se stai prendendo la strada sbagliata. Ragazzi, prendere la strada sbagliata in un dungeon del genere vuol dire veramente perdere un fottio di tempo. Ah, vabbè, fino a quando è così, dai. Fino a quando è così, alla fin fine ci rientriamo. Non mi piace in che condizione sono i miei compagni. La mia squadra sta veramente accusando. Quello non mi piace proprio. Però prima di usare cure e cose, voglio vedere un attimino cosa c'è. Eh sì, no, io lo devo usare. Aspettate, vediamo se la porta è giusta. Cosa c'è di qua? Niente. Di qua. E di là si continua, quindi sì. Elisir. E dove cazzo stanno? Questi qua.
radio. Comunque, ragazzi, pazzesco che ci hanno fatto più male i quattro Ronin che i Psicomantis. Finalmente un aggiramento da 3 ore e ci giro attorno. Mamma mia che siamo aggressivi, raga. Proprio eravamo. Ah, picchia, picchia, picchia. Giusto così, però. E cazzo. Allora. Siamo arrivati da qua, quindi andiamo di qua. Detto questo, sono passati 2 giorni da quando siamo qua dentro, ragazzi, nel senso proprio della storia. Cioè, 2 giorni nel gioco, perché il Chocobo mi sono rimasti 4 giorni, sono arrivato qua dentro che c'aveva 6. Quindi, insomma, siamo davvero a 2 giorni di tempo che stiamo vagando nei sotterranei di questo dungeon. Tomberry, che ci fanno qua i Tomberry? Cazzo ci fanno qua i Tomberry? Mamma mia, questi ragazzi fanno proprio male. Non cadono, vero bastardi? Cadete, maledetti. No! Ma quando mai? Proprio gliene è fatto un cazzo di cadere. Grazie. No, Ignis no. Dai, Ignis, riprenditi, cazzo. Si riprende. Ragazzi, 4 Tomberry non me l'aspettavo, vi dico la verità, non me l'aspettavo proprio. Perché? Ah, ok. I 4 Tomberry non me li aspettavo proprio, sono belli cazzuti. Tra l'altro livello 84, fanno malissimo. Devo trovare una strategia per fare fuori questi nemici, ragazzi. Purtroppo è la prima volta che li affronto. E tutti e quattro così fanno veramente male. Tutti e quattro così sono veramente terribili. Mi serve una strategia. Capito. Siamo proprio messi male con questi. Questi qua sono veramente forti. Dai, tutto da rifare. Devo capire come affrontare sti stronzi. Che sono veramente forti. Mm.
No, minchia, però mi prendono, raga, e... Devo giocare molto d'astuzia. Ma mi puoi aiutare qualcuno, per favore? Vieni, pistolero. Ma cazzo, paratissimo ero. Non funziona, non funziona proprio. Mi serve una strategia. E devo capire come fare. No, niente, sono troppo veloci, sono... Sono troppi pure. Devo ragionare. Cazzo. Ok. E cazzo, quante volte lo devo fare? Ah, ma c'hanno proprio uno spazio limitatissimo. Dove posso entrare? No. Mi serve una strategia. Grazie, grazie. Minchia, mi beccano sempre. Non posso giocare così. Mi serve una strategia, cazzo. C'è ancora, gli ho levato un cazzo. Ah, ma sicura? No, che cazzo dico, volevo andare al mio compagno. Capire come fare. Devo capire come fare.
niente. Non gli entra manco Ade. Wow. Eh sì, minchia, questi tomberi sono veramente tosti. Sono veramente tosti. Sto avendo molta più difficoltà con loro che con tutti quanti i nemici che ho affrontato finora, vi dico la verità. Però vi dico la verità, forse uno l'ho fatto fuori. Ma perché praticamente adesso sono tre. Dio, che cazzo stai facendo, zio? Devo concentrarmi. No, ci deve essere un modo. Ci deve essere un modo per rigirargli sto colpo. Sto maledetto colpo, ci deve essere un modo per fermarlo. Perché è velocissimo, mi dà pochissimo spazio per entrare. Devo capire. No, un cazzo lo stesso gli levo. Gli levo un cazzo lo stesso, non ha senso. No, cazzo. Ci deve essere un modo per farli fuori. Ci deve essere un modo per farli fuori, come dico io. Devo concentrarmi. Devo capire. Molto coraggiosamente, ragazzi, me ne sto scappando. Non so se si era notata questa cosa. Ci deve essere un modo per fare fuori questi tre stronzi. Oh, dove cazzo stai, Ignis? Cioè, ragazzi, sembrano i giudici del Zodiac Cage, proprio. Eh no, minchia, entrano sempre. Entrano sempre, se mi metto così entrano sempre. Niente, mi beccano comunque.
Ah, tutti in crisi siamo. Non posso affrontare un altro match così. Devo prepararmi e se qualora dovessi affrontarli di nuovo, devo assolutamente prepararmi. Non posso fare un match del genere. È veramente troppo pesante e soprattutto a livello di risorse esageratamente dispersivo, dispendioso, scusate. Devo trovare un modo per farli fuori. Devo trovare un modo per annientarli nella maniera più veloce possibile, così non posso fare. Non posso fare, non posso fare, non posso fare. Ce ne sono ancora tre. Erano quattro. Come cazzo ho fatto a battere? Come cazzo ho fatto a batterlo? Allora, quello là è scomparso quando praticamente non c'erano più. Quando ho provato a fare Ade con l'anello. Sono rimasti due. No, lui. Ok, ne è rimasto uno solo. Ah sì, da solo ce la facciamo a fargli un pochettino più male però. Non è la stessa cosa, non posso fare così, non... mi serve una strategia migliore per questi qua. Buono. Tosto, tosto veramente. Balmung che cos'è? Equipaggiamento, Noctis... Minchia, bella, mi piace Balmug. 446 d'attacco. Spada simbiotica, la cui potenza d'attacco si affievolisce quando più diminuisce l'energia magica di chi la brandisce. Che cazzo me ne frega. No, però bella ragazzi, buona. Abbiamo guadagnato un'arma importante. Il problema è che questi qua non li posso affrontare di nuovo. Cioè se questi qua mi riescono un'altra volta, ragazzi, io devo non entro nell'arena. Devo trovare un'altra strategia. Ah ok, si riposa, va benissimo. Ne avevamo proprio bisogno. Comunque questo qua credo che sia il terzo o il quarto. Forse il terzo che stiamo beccando qua dentro di accampamento. Cioè ragazzi, siamo ufficialmente da un'ora qua dentro. Un'ora. Devo trovare un modo per velocizzare tutto quanto. Sto pensando. Sei buono. Hey, this one's pretty good. L'ha coperto. I dig it too. Stylish as always. Oh, ma gioia, ma se è più lungo a me non me ne frega. Cioè, ti dico la verità, non è la lunghezza che a me mi spaventa. Resisto ai colpi.
Pulcitrice nobile. Ma che cazzo? A me quello che mi ha fatto paura proprio sono sti cazzo di Tom Berry. A me io con questi non ci posso challengeare. Cioè, se i Tom Berry mi fanno così è finita. Io non cioè praticamente mi, ma lo sapete per quale motivo? Perché mi sono mangiato con loro 20 code di Fenice e così io praticamente ci vado troppo sotto. E poi ci ho messo mezz'ora per batterli. Non va bene. Cioè a me non vi dico che sta roba mi fa venire per le doga, però cazzo, metterci un quarto d'ora per ogni boss vuol dire che questa cosa un povero cristiano non se la può fare mai in un paio d'ore. Oh, magari è tutto buio. Ah no, là c'è Pulcitrice. Perché è tutto buio però? Scusatemi. Qualcuno sa il perché? No, non avevano pagato la luce. E infatti qua ritorniamo un'altra volta. Ah, ok. Ok, vai, vai, vai. Sembra che il gioco ci vuole fare riposare per un po', ci vuole fare prendere fiato, va benissimo. Va benissimissimo. Ironico. Manca, ma perché mi beccano sempre quando sono in aria? Mi infilzano proprio. Guardate, c'è del talento, eh. Via. Altri due roni. Un attimino ragazzi, aspetto che mi riprendo un po' di MP. Maybe the boss does not know. Vabbè, ma ragazzi, forse il boss se n'è andato, sta dormendo in un altro posto, se n'è andato a Castlemark a trovare un amico. Probabile. Siamo parato da mezz'ora, zio. Oh, dov'è? Ah, ecco perché. Sono in tre, ecco, ora capisco. No, non l'avevo, pensavo che era quello che mi buttava il fendente, non l'altro. Ah, ma quanti schifo sono? Sono quattro. Sono quattro.
Non avevo capito che erano 4. No, pronto, mi serve. Quanti sono? Buono. Oh, aspetta, quello è da dove è uscito. No, cazzo, in crisi. Cazzo, proprio quando sono in crisi. Tutti in crisi siamo. Andiamo a recuperare quei due. Uno. Oh, e due. Vai, vai. No, dai, aiuto. Gladio, vaffanculo. Cosa cazzo mi giri attorno, Gladio? Oh, ah, tutti in crisi sto. Ecco perché. Perfetto. Too close for comfort. I'm comfortable just being alive. Minchia, raga, oh. Qua proprio si va nelle origini del pianeta. Ci sono le vespe. Ok. Sono tanti, però questi qua me li spengo facile. Ecco, le doppie porte non mi piacciono però. Ah no, non c'è una doppia porta, sono io che sono cieco. Un altro accampamento. Quanti cazzo sono gli accampamenti? Oh. Vi dico la verità, io quasi quasi non dormirei. Aspettiamo. Eh no, dai, accampiamoci, perché così però... Accampiamoci. Però il risotto mi piace. Gli effetti del risotto di Lestallium vanno bene. Vediamo se ne posso fare un altro, più che altro. Gli ingredienti non me li ricordo. Che cazzo era il risotto di Lestallium? Ma anche questo va bene, quasi quasi. Dai, a caso.
know. Comunque, continuiamo, dai. Let's say that. All right. Che cazzo è? Oh, comunque resiste. Ah, guardate ragazzi che gli ho fatto attacchi che... Ha una difesa altissima sto pollo. Perché comunque normalmente quando faccio perforazione non levo così poco. Cazzo, era blindato questo pollo. Le cassate. Così. No, cazzo, quanti sono? Due, minchia, in uno spazio piccinissimo. Oh, ma vediamo se... Ragazzi, se gliela rubo. Vai, suca! Suca! Bellissimo, bellissimo, ragazzi, bellissimo. Così si gioca. Così si gioca. Ragazzi, eccezionale. Cioè, eccezionale, eccezionale veramente. Sì. Lo so, lo so. Pazzesco. Vediamo se... Vai. Allora, concentrazione. No, di qua, di qua. No. No! Cazzo! Cazzo, 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 cazzo! Maledizione! Maledizione! Peccato, peccato, peccato! Peccato, peccato, peccato. Oh. I'm impressed. It's happening.
Aia. Nice timing, Gladio. Cavagliala. No. Oh, hi there, opening. Ready or not? Here I come. Pronto. Oh, hi there, opening. Nice one, Pronto. Opening. I'm impressed. Minchia, velocissimo, eh. Devo impararlo a parare sto colpetto che dà così veloce. Niente, proprio troppo veloce. E non sbaglia mai, eh. Impressed.
Ah. Inis, che cazzo va? Pronto, you're up! Oh, hi there, opening. Nice one, Pronto. Two options, kill or be killed. Right! Hell yeah! Magnificent. We're alive! Let's celebrate by eating something dead! Onward. Right. Cazzo no! Maledizione, altri quattro. Ah. Questi qua mi fanno fuori, ragazzi, un attimo. Perché questa qua non la posso scappare, questa qua la devo fare per forza. Devo trovare una soluzione. Eh sì, ragazzi. Praticamente devo semplicemente... Posso provare a farmi qualche magia? Anche se comunque è molto difficile. Vediamo un po', equipaggiamento, Noctis, posto dello scudo che ci metto, eh no, le devo fare le magie. Provo a buttargli un... Sarebbe qualcosa di figo per poter... Proviamo. Eh no, siamo sempre bassi come potenza. Servirebbe qualcosa di più cazzuto. Non c'è un oggetto che non un fottiglione, tipo questo qua, vediamo. Eh no, non ci faccio un cazzo. Vabbè, dai, proviamo. Eh no. Scusate.
Setola pungente e avvelenamento. Proviamo. Vediamo un pochettino cosa succede. Magari con le magie questi qua accusano di più. Facciamo una prova. Col cazzo, anzi è ancora più difficile. Accusano sempre però. E cazzo, però mi hanno fatto fuori. No. Però sono avvelenati. Sono avvelenati, questo è buono. Questa strategia funziona allora. Però devo pararmi. Devo pararmi meglio. Devo assolutamente pararmi meglio. Dai, uno che attacca, zio. Vai. Beh. No, cazzo è difficile. È difficile proprio. Cazzo quanto è difficile. Minchia, in mezzo a due nessuno mi rianima. Oh, vaffanculo. Certo, pure i miei compagni accusano, però che palle. Cioè, la strategia è buona perché questa magia praticamente me li uccide, me li avvelena, è buono, però il problema è che pure i miei compagni soffrono. Siamo tutti quanti con uno di vita. Dai, solo tu sei rimasto, zio. E infatti, siamo tutti quanti elettrizzati e avvelenati con uno. Certo, è una mossa un po' kamikaze, però funziona, improvvisava sul momento. L'ho trovata da un tizio che ha scritto: ma puoi provare con le magie. E diceva di provare col ghiaccio per immobilizzarli. Io pensavo comunque di appena ho visto che potevo collegare al Thunder qualcosa col veleno, ho pensato magari accusano. Però a che prezzo praticamente? Ah ok, un altro posto dove poter dormire. A questo punto continuo con la potenza magica, perché trovo qualcosa con la potenza magica, perché l'unico mostro che mi dà problemi, ragazzi, è questo qui. Quindi tanto vale che agisco in questo modo, che mi faccio i boost per la potenza magica e casomai... una potenza magica più... ecco, questa qua va bene. Sennò qualcosa di più, anche più umile. Questo è buono, dai.
perfect timing. I'm good to go. Just about. Dunque, ragazzi, non so se questo qua è... Cioè, da una settimana siamo qua dentro praticamente. C'è proprio un giorno solo mi è rimasto. Ah, un altro coccatrice che se la dormicchia. Bellissimo. Quanti ce ne sono? Sono soltanto due. Allora, e che faccio? Me li uso? Eh sì, mi conviene. Scusate ragazzi. Mi dispiace. Notte Zugen. Buonanotte. Oh, qua sono. Opening.
lo so. Fanno male, raga. E cazzo, pronto. Oh cazzo, di nuovo. We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Tutti insieme, vicini vicini. Venite. Venite tutti. Oh. No, cazzo, ci sono andato proprio. Sbagliato, questa volta ho sbagliato. Ragazzi, mi fa ridere che i miei compagni stanno morendo per colpa mia. Perché non li avviso, non è che gli dico che sto buttando la magia e loro si mettono là in mezzo. Che cazzo, uno l'avevo parato però. Game over battle, esatto. Cazzo, qua ci sta la mega fenice. Ok.
Ragazzi, non volete combattere? No? Ne rimangono due. Oh, ciao bello. Toccate fuga alla Tidus. E cazzo però. Comunque niente, abbiamo capito che i mostri più forti di questo gioco sono questi cazzo di tomberri. Sono piccoli, maligni e servono rancore. Dai, manca uno sputo, per favore. Perfetto. No, di qua. E abbiamo capito che comunque questi dungeon sono lunghi settimane. Che sono entrato qua, ragazzi, che c'avevo ancora 6 giorni del Chocobo, ora ne ho uno soltanto e sta pure per scadere. Codata. Ah, oh, è paratissimo. Vediamo se mi dà qualcosa di elettro o di fuoco. Infatti fuoco. E che questo è nuovo. Come mai le viverne non le assorbo? Prima lo faceva. Molto strano. Sempre assorbito il viverna, forse. Queste qua sono più strong. Yeah.
I think we're in for a fight. Hotto! Kind of you. Oh, hi there, opening. Oh, ma sono fortissimi questi Viverna, eh? Non accusano un cazzo. Ma sono forti davvero. Se mi serve. Oh, hi there, opening. Cioè, guardate, non si ne fanno nulla. Cioè, c'hanno tantissima vita. Cioè, non capisco. Ah, ok. Forse qualcosina in più la facciamo, però. Ma nemmeno, guardate. Non si levano nulla. E cazzo, non mi aiuta. Vediamo se... No, non si avvelenano gli Viverna. I Viverna non si avvelenano, i Viverna. Siamo tutti in crisi. Ok. Wow. Minchia raga. Sta diventando egida. Cos'è egida? Equipaggiamento. È uno scudo abbastanza forte, dai. We're alive. Let's celebrate by eating something dead.
magnificent. Ah, ok, un altro accampamento. Niente, sempre cose che non ce ne frega niente. Accampiamoci, ovviamente. Mamma mia, raga, è il settimo che becchiamo. Cioè, abbiamo beccato qualcosa come 6-7 accampamenti. Dai, voglio provarlo a finire questo dungeon. Cioè, stiamo scendendo, ragazzi, da 2 ore. Sì, quasi 2 ore. Non... Vediamo questo. Non c'è niente di nuovo. Cioè, stiamo combattendo, sì, mostri nuovi, però è sempre la stessa cosa. Perfect timing. Allora, vai. Facciamo, non posso salvare. Vabbè, c'è il salvataggio automatico. Eh sì, c'è il salvataggio automatico nell'accampamento, quindi. Però ragazzi, è tornato Psycho Mantis. Va? Togo reale, toga reale. No, per poco. Vediamo se... No, peccato. Ci ho provato. Comunque mi stavo preoccupando, visto che non lo incontravamo da un po', eh. Quasi quasi mi manca questo nemico, visto che prima lo incontravamo. Sicuramente è meglio dei Tomberry, sicuro. No, non mi fa andare in crisi, perfetto. Era qui, quindi potevo anche farlo, vabbè. Se è qui potevo anche farlo. Sì, era qui, potevo anche skipparlo. E vabbè, dai, affrontiamolo, anche perché questo qua fortunatamente oramai lo sappiamo affrontare. Minchia, cosa ho detto? E oramai ce la facciamo, oramai la portiamo a casa. Game over, death istantaneo. Thank you.
La cassata. Ah, c'è un altro. Non l'avevo visto. Devo allenarmi a fare questa cosa, raga. Secondo me ce la posso fare. Se mi impegno ce la posso fare, secondo me. Cazzo di detto istantaneo. Dai, ero paratissimo. Dai, vediamo, raga. Non può finire così. Ah, là c'è un altro. Allora, vediamo. Devo riuscire a beccare il modo. Ci deve essere un modo. Allora, lui si gira. Che sta facendo? Devo provare. No, vabbè, troppo lento qua sono stato. Troppo lento proprio. Il pellegrinaggio il Chocobo è scaduto, ragazzi. Abbiamo ufficialmente superato i 7 giorni che siamo qua dentro. Assurdo. Fino a quando siamo qua ce la si fa. Dov'è?
Un altro accampamento. Oh, però che palle, dai. Cioè, non mi fa raccampare sempre, poi mi annoio. Cioè, non lo so, raga, non... Cioè, secondo me non ha senso accamparsi, andiamo avanti. Chi sono questi? Eh no, questi qua non li riesco a assorbire. Li devo affrontare. Che livello sono? Livello 75, saranno pure belli forti. Dai, proviamo. Mamma mia, sono fortissimi. Pure confuso. Sta facendo quello. Qualcuno per me? No. For comfort. I'm comfortable just being alive. Pastiera. Mi fa ridere, c'è pastiera cassata. Come mai uno solo? Ah, ecco, sono due. Ne avevo visti fare io. Ma cazzo, ero parato. With him.
I'm starving to death. And yet we're all very much alive. Ancora. Aspettate un attimo però, equipaggiamento, voglio provarmi a mettere qualcosa contro la confusione. E ce l'avevo prima una cosa contro la confusione. Qua impedisce di entrare in stato confusione, perfetto. Esatto, non sono più in confusione. Dov'è Gladio? Panna cotta. Dopo la pastiera e la cassata, la panna cotta ci sta. Torniamo alla pastiera. Un altro, mamma mia. Vabbè raga, io a questo punto salvo qua perché non, cioè non lo so. Sto già facendo già tantissima strada, non... Superate le fitte fronde, ecco Vesper, fuoco, incendi, fumo e strade del cielo oscurato da ali. Forse questo qua è l'ultimo. Boh, che ne so. Comunque, cioè, raga, vi dico la verità. Io già sto giocando da 2 ore e 40 minuti. Ragazzi, io a quest'ora già avevo completato Resident Evil 2 Remake. Cioè vi dico la verità, già mi ero fatto io una run dove mi ero completato Resident Evil 2 Remake. A 3 ore mi sono finito io Snake Eater, in 3 ore. Tutto Metal Gear Solid Snake Eater. Quindi già qua siamo praticamente 2 ore e 40 per finire un dungeon soltanto. Cioè, cari amici della Square Enix, ma che siete pazzi? Cioè, non... mi state facendo fare una cosa che... è maledettamente noiosa. È veramente, veramente noiosa. Cioè... una di quelle cose che comunque non vi stimola, non vi sentite, non vi state divertendo quando la fate. Non...
non vi dà niente di particolarmente figo. Cioè, come sensazioni non ci siamo. Mi sento anzi abbastanza mono, cioè a fare sempre le stesse cose. Non credo che comunque sia questo il modo giusto per poter fare videogame. Keep it moving. Yep. Cioè, oggettivamente, raga, sono cose fatte per intrattenere, ma non per divertire. Per tenervi fermi qui, ma non per farvi... Cioè, io non lo so davvero. Cioè, non lo so davvero. No, ma levando il livello dei nemici, perché i nemici volendo ci stanno, mi piace affrontarli. Non è questo, ci siamo anche divertiti nell'affrontare i nemici. Ma un conto è affrontarli in questa maniera, un conto è farlo per quanto? Cioè, ragazzi, non sono più di 100 piani, secondo me. Cioè, non lo so, è noioso. Ecco, è noioso e basta. Cioè, ripeto, è una di quelle cose che comunque è frustrante. Facciamo sempre la stessa cosa. Ah, da tre giocate che facciamo sempre le stesse cose. Non mi sto divertendo, vi dico la verità. Non mi sto divertendo proprio. Fanno passare la voglia. Cioè, questo qua non è un modo di fare videogame. Cioè, tutto quanto questo dungeon, per quanto sia lungo e complicato e tutto quanto quello che volete, cioè almeno non lo fate così monotono, così un copia e incolla di tutte le texture, è veramente noioso, è veramente noioso. Vediamo se riesco a rubargliela. Vai. Eh no, quello devo affrontare per forza. Però gli devo rimettere un'altra volta l'equipaggiamento quella contro la pietra. Qual era? Non me lo ricordo. Terreno, era qualcosa di terreno. Penso a farmi i diamanti. Ah. Di granato? No. Oscuro infuocato di bronzo. Terreno. Questo. E gliela rubano. Cioè, è incredibile come gente che è riuscita a concepire un mondo come quello di Final Fantasy X, un mondo come quello di Final Fantasy IX, dove tutto era diverso, dove c'erano tante cose da fare, tutte diverse tra loro, hanno preso e hanno trovato... Cioè, ragazzi, vi dico la verità, io una cosa del genere non l'ho provata nemmeno quando eravamo, cazzo ne so, nella torre di Final Fantasy XII. Cioè,
non capisco come cazzo gli è venuto in mente di fare una cosa del genere. Ma posso capire, la fai una volta. Guarda, ti butto io 1000 piani e tu te lo fai una volta. Ma fare tutti quanti schifo di dungeon sono così? Ma proprio tanti. No. No, peccato. Sono morti tutti i miei compagni. Oh, minchia, m'ha preso. E io mi vendico. Oh, no, cazzo. Stavo cercando di raggiungere gradi. Everything we had. You should be proud. You gave it your all. I've got nothing left. Say your prayers. Quanti ce ne sono? Sempre due. No, sono scordato di equipaggiare la magia. Mamma mia. Ma dai, secondo prima di lanciarlo. Okay,
forget. Hotel. Oh, hi there, opening. Che palle, minchia, uno difende, l'altro attacca. Cazzo, siamo tutti quanti in crisi. Friggete, bastardi. Vediamo. Perfetto. Allora, un attimo, raga, che faccio benzina. Comunque giuro ragazzi, il livello di frustrazione che sto provando con questo gioco in questo momento è veramente enorme, cioè enorme. Non è questo qua assolutamente il modo di fare videogames, credo che sia una delle cose più stupide che la Square Enix abbia fatto e credo che loro stessi comunque potrebbero fare molto di meglio. Se non l'hanno fatto è semplicemente perché questa cosa l'hanno gestita tanto per farla. E non credendoci, no, con criterio. Non con criterio, assolutamente. Minchia 4. Allora. Yeah.
No, peccato. Minchia, sempre, oh. All'ultimo colpo sempre deve attaccare. Carro armato. Sale purificatore. Mastro Tom Barry, ehi! Il Mastro Tom Barry è cattivo, raga, me lo ricordo, bello forte. È quello di Guerre Stellari. è forte anche lui. Do it!
soon. We're alive! Let's celebrate by eating something dead! Oh ragazzi, io qua stacco, cioè vi dico la verità. Già è l'una, sto giocando ragazzi da 3 ore facendo sempre la stessa fottutissima cosa. Io domani devo lavorare, quindi non posso stare qua tutto questo tempo. E mi dispiace perché comunque veramente la abissale caduta di stile da parte della Square Enix, proprio abissale ragazzi. Qua stiamo parlando di queste cose, io me l'aspetto veramente da chi fa giochi da 2 giorni. Perché fa copia e incolla e trova dei mostri per intrattenerci. Sempre gli stessi. Può cambiarne quante ne vuoi. Ne abbiamo beccati 10 tipologie massimo. Massimo proprio. Perché considerate che comunque non ha senso contare le pastiere, le cassate. Cioè non ha senso contare tutte le gelatine. Perché sempre gelatine sono. Abbiamo visto le vespe, i tomberry, stessa cosa. Cioè è una di quelle cose che comunque non dovrebbe assolutamente esistere all'interno di un videogame. Però, oh, raga, che bella questa. Quindi che cosa posso dirvi se non, ragazzi, dai, domani speriamo di riuscire a trovare il fondale di questo abisso. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Se ancora non l'avete fatto, condividete la pagina con tutti quanti i vostri amici. Ci vediamo domani, notte zucche, un bacio. Buonanotte, ciao.